Incidente nella serata di giovedì 27 giugno, poco dopo le 19, sulla circonvallazione di Rivarolo Canavese. Una Fiat Croma, condotta da un 55enne di Lusiglié, è uscita di strada ed è andata a schiantarsi contro la colonna che sostiene la passerella pedonale sospesa sopra la circonvallazione, inclinandola. Sul posto sono prontamente intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Rivarolo Canavese, i carabinieri di San Giorgio, il sindaco Alberto Rostagno e il vice sindaco Francesco Diemoz. L'uomo ha subito soccorso e è stato trasportato all'ospedale di Quarnier, non è in pericolo di vita. In auto con lui c'era anche un cagnolino, sano e salvo. Chiamati sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Ivrea, la protezione civile, il comandante della polizia locale, il funzionario dell'ufficio tecnico e l'assessore Lara Scalvino. La vettura è stata rimossa sotto la supervisione dei vigili del fuoco. Il sindaco Rostagno si è messo in contatto con i funzionari della città metropolitana, i quali hanno dato disposizione di chiudere la strada. Tra stasera e domani procederanno con il sopralluogo. Con ogni probabilità la passerella verrà battuta. Sì, già sono tutto, quando si diceva che si chiamava di no, non sono trovato.